Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, è sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poche più morte, ma per trattar de ben chi vi trovai, vi dirò dell'altre cose che ivo scorte. Dante Alighieri in persona, ma cosa ci fa lei qui? Mi avete interrotto. Ero sul punto di rivelare all'umanità il vero percorso verso la salvezza. Perdonatemi, è solo che è già raro incontrare qualcuno qui intorno. Figuriamoci un grande poeta come lei, autore di una delle più importanti opere italiane. Vi ringrazio per i complimenti. Devo ammettere che avete ragione. Vedete, mia cara, la Divina Commedia non è importante solo perché racconta un viaggio ultraterreno e dunque straordinario. È soprattutto un'opera di critica morale verso l'intera umanità, corrotta dalla fame di potere e denaro, che da sola si scaglia verso la nera voragine dell'inferno. Uno degli elementi che la rende davvero unica è il legame costante tra la vita terrena e la vita dopo la morte, che caratterizza l'intera narrazione. Infatti, tutte le pene che pesano sulle anime dannate sono direttamente collegate a ciò che la persona ha compiuto nel corso della sua vita terrena. Questa relazione tra la colpa e la pena attribuita ai peccatori si chiama contrappasso, discendente dell'antichissima legge del taglione. Conoscerete sicuramente la formula dell'occhio per occhio, dente per dente. La Divina Commedia intera si basa sugli accordi tra il presente e il passato, la vita e la morte, la figura e l'adempimento. Aspetti un attimo. Sta parlando di figure, adempimento, accordi. Ma come pretende che noi poveri ignoranti riusciamo a seguire i suoi ragionamenti e cogliere i veri significati della sua opera? Ahimè, quanta pazienza mi occorre? Va bene, per farvi capire meglio, vi farò direttamente entrare nel mio viaggio. Incontrerete i lussuriosi, Paolo e Francesca. Ascolterete la storia di Pier delle Vigne e parte delle vicende del grande Ulisse. E vedrete il conte Ugolino destinato a rosicchiare per sempre il cranio di colui che fece morire lui e i suoi figli. Venite con me. Ci troviamo nel quinto canto dell'Inferno, nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi. In questo luogo Dante sta per incontrare le anime di Paolo e Francesca nella bufera infernale. Oh poeta, gradirei molto parlare con quelle due anime laggiù, quelle che vanno così leggere nel vento. Sarà possibile quando saranno più vicine a noi. A quel punto chiamo i nomi di quell'amore che nascerà nella bufera, e loro arriveranno. Oh anime, se Dio vuole, venite a parlare con noi. Oh creatura graziosa, che attraverso l'inferno vieni a far visita a noi anime dannate. Se Dio ci fosse amico, lo pregheremo per la tua pace, poiché provvederà per noi. Allora diteci, ascolteremo ciò che hai da chiedere. La città dove nacqui si trova sul litorale dove il Po sfocia per avere pace con i suoi affluenti. Amor fa il cuor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor fa nulla amato a me perdona. Mi prese costui del piacer sì forte che, come vedi, ancor non mi abbandona. Quest'amore ci condusse ad un'unica morte, e la zona della Caina attende chi ci consolenza. Ahimè, quanti dolci pensieri. Francesca, le vostre condizioni mi rattristano molto. Ma dimmi, in quali circostanze vi siete resi conto dei vostri incerti sentimenti? Non c'è niente di peggio di ricordare i tempi felici nella rovina, ma se me lo chiedi io ti risponderò. Noi un giorno leggevamo la storia di come l'amore vinse l'ancillotto. Eravamo da soli e non immaginavamo ciò che stava per accadere. I nostri sguardi più volte si incrociarono, ma il passo che ci sopraffece fu quando leggemmo della bocca sorridente di Ginevra che veniva baciata dall'amante. Allora costui, che non sarà mai diviso da me, mi baciò tutto tremante. Quel giorno interrompemmo la nostra lettura. Ah, non ce la faccio. Signore, non vi preoccupate, succede spesso. Oltrepassato il fiume Flegetonte e accompagnato dalla mia guida Virgilio, sono giunto nella selva in cui si trovano i suicidi e gli scialacquatori, nella quale ho avuto modo di incontrare l'anima di Pier delle Vigne, ex funzionario della corte di Federico II. In questo girone notiamo che il contrappasso è in analogia, e quindi in accordo a quelli che sono i peccati commessi nella vita terrena delle anime. Infatti, questi suicidi, che hanno disprezzato il loro corpo durante la vita fino a volersene privare, vengono trasformati in esseri di natura inferiore e vengono torturati dalle arpie,
ossia degli uccelli, dal volto di fanciulla che emettono strani versi. Come vedi, Dante, abbiamo appena oltrepassato il fiume Frecce Tonde e ora ci incammineremo attraverso questo bosco che vedi dinanzi ai tuoi occhi. Queste creature che vedi appollaiate sui rami degli alberi sono le artie, che hanno corpo di uccello e volto di donna. Vedi quelle artie al posto delle unghie ed emettono lamenti raccapriccianti. Prima che ci addentriamo sempre nel cuore della selva, sappi che ci troviamo nel secondo girone del settimo cerchio e ci resteremo fin quando non giungeremo nell'orribile sacco di sabbia. Duca mio, sento dei lamenti provenienti da ogni parte, ma non riesco a capire da dove giù. Prova a spezzare di questi lamenti e tutti i dubbi che hai scompariranno. Aia, perché mi spezzo e mi strazzo? Non provi nessun sentimento di pietà. Uomini fumo e orso infatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua mano più pia, se solo fossimo stati anime di sterpi. Oh, anima offesa, mi duole averti fatto causare tanto dolore. Ora spiegaci chi fosti nella tua vita terrena. Io fui il più fidato consigliere di Federico II. E serbai tanta fedeltà al glorioso compito che proprio a casa sua mi suicidai. L'invidia da parte dei miei colleghi nei miei confronti li portò a tramare un complotto a tal punto che il sovrano mi fece imprigionare. E ciò mi portò al suicidio. Io però posso giurarvi che fui sempre fedele al mio signore. Dante, ti prego, se mai dovessi tornare nel mondo terreno, ravviva il mio nome che è infangato dall'invidia. Oh, spirito incarcerato, ora spiegaci come la tua anima fu legata a questa pianta. L'anima, crudele con se stessa, è strappata dal corpo, viene mandata da Minosse, qui, in questa selva, e germoglia fino a diventare una pianta selvatica. Il giorno del giudizio universale, noi anime dannate non potremo rivestirci dei nostri corpi, perché non è giusto vivere ciò di cui abbiamo voluto privarci. E dunque, questi saranno appesi ciascuno al tronco della propria anima. La vista di quel luogo infernale mi ricordava la mia amata città. Godi, Firenze. Sei così grande che il tuo nome arriva persino all'inferno. Camminavamo su per quelle vie spigolose e solitarie. E per poco non precipitammo giù come Lucifero dal cielo. Ancora provo dolore a ripensare alla pena di quelle anime che si abbandonarono all'ingegno senza fare uso della virtù. E ricordandomene, ogni giorno sto accorto a tenermela stretta, non per proteggerla dai ladri di Firenze, ma da me stesso. Vedendomi tanto intento nell'osservare, il mio maestro si rivolse a me. Le fiamme che vedi avvolgono le anime di coloro che in vita hanno dato consigli dannosi e diabolici, e così ora sono avvolti da lingue di fuoco, le stesse che hanno usato in modo malefico. Maestro, chi c'è in quella fiamma che avanza e arde divisa in due? Là dentro sono tormentati Ulisse e Diomede, autori dell'inganno del cavallo di Troia, da cui conseguì la nascita della nobile stirpe romana, di cui modestamente io faccio parte. Oh, maestro, se mi fosse possibile parlare con loro, gradirei a udire loro da loro due parole. Quelli non si degnerebbero mai di parlare con uno come te, lo sai come sono i greci, quindi lascia che sei io a parlare con loro. O voi che procedete insieme di una sola fiamma. Se io fui un poeta abbastanza degno per voi, che uno mi racconti come trovò la morte. Può essermi allontanato dalla maga Circe, nell'amore per mio figlio, e quello per mia moglie Penelope, nella devozione verso mio padre, poterono dissogliermi dal mio desiderio di visitare il mondo e conoscere vizi e virtù umane. Allora incamminai insieme ai miei vecchi e pochi compagni rimasti. Attraversammo i mari. Eravamo vecchi e stanchi quando giungemmo alla stretta apertura dove Ercole aveva posto i confini del mondo. Due fratelli che dopo aver passato mille pericoli siete arrivati fino a qui, non rifiutate questa incredibile esperienza per quel poco che ci resta da vivere. Considerate la vostra semenza. Infatti non fosse a vivere con le frutti, ma per seguire le frutte. Con questo breve discorso, resi così desiderosi i miei compagni di proseguire il viaggio, che per poco non si buttarono direttamente in acqua.
trasformammo i remi in ali e spiccammo il nostro folle volo. Dopo 5 giorni dall'inizio del nostro difficile viaggio, ci apparve in lontananza una montagna, ma avemmo poco tempo per rallegrarci, perché da lì si alzò un turbine che fece volteggiare la nave finché questa non andò giù, e noi fummo inghiottiti dalle onde, come Dio volle. Giunti all'antenora, incontrammo il peccatore Ugolino, che rosicchiava il teschio del cardinale Ruggeri, colui che lo rinchiuse nella Torre della Muda, nella quale morì con i suoi figli. Ormai sono passate parecchie lune da quando ci ha rinchiusi qua dentro. Cosa succede? Perché non ci portano più da mangiare? Mi pare di impazzire! Padre, ho fame, ho tanta fame. Padre, temo per la nostra vita. Moriremo, vero? Tu guardi in modo strano, padre. Tu sarai. Padre, assai ci fiamo in doglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Padre, perché non ci aiuti? Maledetta terra, perché non ti apristi prima per inghiottirci? Adesso vi è più chiaro il significato che si cela dietro la mia commedia? Sì, grazie maestro. Non dimenticherò, anzi, non dimenticheremo mai i suoi preziosi insegnamenti. E così giungiamo alla fine del nostro viaggio, almeno per ora. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle. Sì come rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.